Ma quanto è difficile trovare la montatura di occhiali giusta per il nostro viso? Quante volte restiamo all'interno di un negozio per ore provandoci davvero tantissimi paio di occhiali e poi chiedendoci alla fine se il nostro acquisto sia stato giusto oppure se siamo cadute di nuovo nell'errore? Questo succede perché ovviamente ogni viso, ogni tipologia di viso viene valorizzata da determinate montature, ma non sempre è facile riconoscerle o non sempre, diciamo, il nostro occhio percepisce nella maniera più corretta la montatura che ci valorizza di più. Un po' perché siamo influenzate dai gusti, un po' perché comunque nel momento in cui si prova si è sempre assaliti da questa confusione e quindi alla fine si rischia di fare anche degli acquisti sbagliati. Oggi, come letto al titolo, ti darò qualche linea guida per andare a trovare la montatura perfetta per te in base a quelle che sono le caratteristiche del tuo viso. Infatti, come dicevamo l'altra volta, tutte noi abbiamo un viso con determinate caratteristiche e queste caratteristiche ci portano a scegliere il taglio di capelli giusto per noi e anche ovviamente gli occhiali, la montatura corretta per valorizzarci sempre al massimo. Quindi direi di iniziare subito dicendo che i consigli che ti darò tra poco sono validi sia per gli occhiali da vista sia per gli occhiali da sole. Detto questo, nel caso non mi conoscessi, io sono Sara, sono una fashion stylist e una consulente d'immagine. Benvenuta o benvenuto in questo video e in questo canale. Direi di iniziare subito con il primo viso, ovvero il viso ovale. Questa tipologia di viso, come ti dicevo in questo video qua, può permettersi un po' tutti i tagli di capelli e anche un po' tutte le montature, proprio perché è un viso particolarmente equilibrato, che quindi non ha bisogno di particolari attenzioni. A mio parere, però, viene valorizzato moltissimo dalle montature squadrate con angoli arrotondati o anche spigolosi. Inoltre, essendo appunto molto bilanciato, potresti optare per delle montature leggermente oversize che diano quel carattere in più. Diciamo che è uno dei pochi visi a cui le montature oversize donano molto, comunque stanno bene. Proseguiamo poi con il viso squadrato che si caratterizza per una mascella molto pronunciata. Su questo viso consiglio gli occhiali tondi, un po' da Harry Potter come stile. O se non piacciono gli occhiali così marcati, diciamo, stanno anche molto bene gli occhiali un po' ovali, quindi diciamo che il tondo diventa più un ovale, più allungato, anche quelli donano tantissimo. Ci spostiamo poi sul viso tondo, una tipologia molto bilanciata che ha però bisogno di qualche linea retta al suo interno per spezzare proprio la sua rotondità. Quindi viene da sé che siano perfette le montature rettangolari o squadrate con degli angoli particolarmente spigolosi. Altrimenti possono donare anche moltissimo, sempre questo tipo di montatura, però con degli angoli più smussati. L'importante, insomma, è evitare tutti quegli occhiali che riportino al loro interno delle caratteristiche ulteriormente rotonde, che non farebbero altro che accentuare proprio questo aspetto del viso. Un'altra tipologia di viso è quella a diamante che presenta la linea degli zigomi molto ampia, soprattutto rispetto alla linea della fronte. Per questo il nostro obiettivo è aggiungere volume sulla parte superiore e in termini di montature di occhiali, quelle perfette sono quelle cat eye, quindi che si sviluppano proprio in, diciamo, altezza, in orizzontalità, ma anche volendo quelle quadrate o quelle un po' ovali. Sicuramente a mio gusto quelle cat eye sono le più belle, quelle che riescono a dare anche più carattere e al contempo essere davvero molto molto utili al fine di bilanciare il nostro viso. Altrimenti un'altra montatura che sta molto bene è quella che presenta la parte superiore dell'occhiale pronunciata,
Quindi, per esempio, una montatura scura e la parte inferiore dell'occhiale e della lente invece trasparente. In questo modo l'attenzione si focalizzerà tutta sulla parte superiore e automaticamente la fronte verrà riempita, mentre la parte inferiore rimarrà un po' vuota ma perfettamente equilibrata con il resto. Per quanto riguarda invece il viso a cuore, è un po' l'esatto contrario del viso a diamante, ovvero la fronte è la parte spesso più ampia, mentre il mento è molto affusolato. Quindi il nostro obiettivo è dare volume e riempire la parte inferiore. Il modo più facile per farlo è scegliendo una montatura stile aviatore che quindi si sviluppi appunto sulla sua parte inferiore. Altrimenti stanno molto bene gli occhiali tondi e rettangolari. Proseguiamo poi con il viso a triangolo, che è quella tipologia di viso che ha una mascella molto pronunciata e invece una linea orizzontale, centrale e la linea della fronte un pochino più strette. Quindi il nostro obiettivo anche in questo caso è quello di riempire la parte superiore. Esattamente come per il viso a diamante, donano moltissimo gli occhiali cat eye e anche i modelli un pochino oversize. Per esempio il modello rettangolare un po' da nerd, secondo me su questo viso sta benissimo ed ha anche molta personalità, mi piace veramente veramente tanto. Concludiamo poi con il viso oblungo, quindi quella tipologia che si sviluppa in lunghezza e che spesso è anche molto stretto. Quali montature scegliere? Sicuramente quelle tonde, ovali o dalle lenti particolarmente grandi. Mi raccomando il ponte dell'occhiale, che in questo caso è importante che sia basso. Questi modelli tendono ad aggiungere, diciamo, orizzontalità e a riempire il nostro viso e a ridurne anche un po' la sua lunghezza, quindi sono perfetti e molto indicati. Detto questo, spero che queste linee guida ti possano essere d'aiuto nell'acquisto del tuo prossimo paio di occhiali. Ti ricordo comunque che se vuoi bilanciare una parte del tuo viso è importante che la montatura sia abbastanza marcata e presente. Se scegli una montatura trasparente o per esempio quella in metallo molto leggero, l'effetto sarà sicuramente meno impattante e comunque si vedrà decisamente meno sul tuo viso. Inoltre ti lascio qua un video che avevo registrato davvero tantissimo tempo fa, ma che secondo me rimane molto valido, dove ti condivido degli altri consigli su come scegliere la montatura perfetta per te. Quindi in base al colore, in base alle tue necessità, in base a tantissime altre caratteristiche che devono assolutamente essere tenute presenti nel momento in cui si sceglie un nuovo paio di occhiali. Io ti ringrazio davvero tanto per aver seguito questo video, ti ricordo ovviamente come sempre di lasciare un like e di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio!